Le prospettive del CLIL in Puglia. Apprendere la matematica o la storia o le scienze in inglese o tedesco non è certamente facile, eppure può essere stimolante e soprattutto molto utile se si vogliono spendere le competenze di studio in ambito europeo. Di CLIL, metodologia di insegnamento che veicola i contenuti di una disciplina utilizzando una lingua straniera, se ne parla poco. Eppure, tutte le scuole superiori devono realizzare attività CLIL nel triennio, in base a quanto stabilito dal piano di riordino della secondaria di secondo grado. Le difficoltà sono tante, prima fra tutte la mancanza di adeguati fondi per preparare i docenti. In Puglia l'ufficio scolastico regionale si era mosso in tempo già 2 anni fa, finanziando fondi per l'apprendimento linguistico. Vanno invece a rilento le università a cui spetta il compito di effettuare corsi metodologici e di rilasciare gli attestati. Ma qual è lo stato di salute del CLIL in Puglia e quali le prospettive? Se ne è parlato in un seminario organizzato dalla rete dei licei linguistici regionali il 23 ottobre all'Euclide di Bari, seminario a cui hanno partecipato tanti docenti e dirigenti scolastici. Vi hanno preso parte esperti di spicco della tematica CLIL come Carmel Coonan, David Marsh e Gisella Langer. L'ispettrice Langer ha poi rilasciato un'intervista a Educational Web TV. Un convegno molto importante quello di oggi, che ha visto moltissime scuole pugliesi partecipare. Un primo bilancio? Assolutamente positivo, tanto interesse, tanta buona volontà, tante competenze. È stato molto bello vedere l'interesse dei politici. C'erano 2 assessori presenti, l'assessore alle politiche giovanili e l'assessore alla formazione. C'erano parecchi presidi, quindi i dirigenti delle scuole che si danno da fare. La presenza dell'ufficio scolastico regionale che testimonia un impegno in prima battuta vitale per offrire un maggior numero di corsi rispetto ad esempio ad altre regioni, che fa capire come in questa regione si sia radicato al meglio lo sviluppo della metodologia CLIL. La Puglia quindi si conferma essere una regione vitale. Quali le prospettive? Le prospettive sono un allargamento della base che si è creata partendo dai licei linguistici, che sono stati i primi ad attivare a partire dello scorso anno scolastico l'insegnamento parziale di una disciplina non linguistica in lingua straniera, allargamento agli altri licei e a tutti gli istituti tecnici, perché dal 2014-2015 il CLIL diventa obbligatorio in tutte le varie scuole. In conclusione, sembra di capire che le scuole sono invitate a far rete per ottimizzare le risorse e a sperimentare forme anche parziali di esperienze CLIL.